fighters, i combattenti stranieri, ragazzi cresciuti in Europa che hanno trovato nel jihad una ragione per la riscossa, rivalsa nella vita e di comunità di intenti. Persone della porta accanto disposte a prendere un volo per la Turchia ed entrare nei territori dello Stato Islamico attraverso intermediari e confini, oppure, nel peggiore dei casi, pronti a colpire, ferire ed uccidere la stessa Europa che li ha cresciuti. E poi c'è il capitolo Rom, ovviamente nulla a che fare con il terrorismo, ma giusto o sbagliato che sia, indicati sui giornali come uno dei nodi da sciogliere nel capitolo sicurezza. Dai campi, soprattutto abusivi e controllati, provengono decine di storie di cronaca, sequestri di refurtive, armi, storie di violenza. Anche qui impossibile e ingiusto generalizzare, ma la certezza è che il mancato controllo in alcuni centri, lasciati all'abbandono e privi di sistemi e personale preposti ai meccanismi di integrazione e controllo, porti inevitabilmente all'abbandono e, come in ogni periferia, in ogni quartiere dimenticato, si possano generare delinquenza e malavita. Integrazione, migrazione e sicurezza, termini spesso associati nei giornali, nei titoli dei TG, ma c'è davvero un legame. Certo, non possiamo dimenticare di fatti di cronaca ben diversi, ma altrettanto forti e drammatici da inghiottire l'attenzione mediatica. Primo su tutti il Tribunale di Milano, dove in un giorno, come tanti, un uomo, un italiano, che eludendo ogni controllo è riuscito ad accedere con una pistola e uccidere, una strage in pieno giorno, una ferita insanabile ad una città che si prepara ad accogliere Expo, l'evento mondiale che attirerà milioni di persone da tutto il pianeta. Siamo sicuri di essere pronti. Una buonasera a tutti voi e ben ritrovati con Filo Diretto. Ovviamente tema di questa settimana, parleremo del tema dell'immigrazione, ma non solo, non perdo tempo, ringrazio e saluto gli ospiti che hanno accettato l'invito e il confronto. L'ultima mezz'ora ci raggiungerà in studio l'onorevole Matteo Salvini. Ringrazio e saluto Eugenio Casalino per il Movimento 5 Stelle, consigliere segretario in ufficio di presidenza in Regione Lombardia, grazie mille. Buonasera a tutti. Ringrazio e saluto per Forza Italia Alan Rizzi, una buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio e saluto per il Partito Democratico l'onorevole Paolo Cova, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. E ringrazio e saluto per la Lega Nord Angelo Ciocca, Presidente della Commissione Attività Produttive. Buonasera, buonasera. Ringrazio e saluto per aver accettato l'invito per poter raccontare le loro esperienze, soprattutto per interagire direttamente con la parte politica. Ringrazio e saluto Diana Pavlovic, grazie mille, responsabile, grazie. Portavoce della Consulta Rom di Milano, una buonasera. Buonasera. E ringrazio e saluto Paul Ngoi, responsabile settore turismo del Comune di Milano, buonasera. Comune di Pavia, buonasera. Comune di Pavia, mi sono sbagliata. Grazie mille, buonasera. Tanti temi da affrontare, sicuramente giorni complessi per quanto concerne il tema degli sbarchi, temi degli sbarchi, quindi parliamo di vittime, ma soprattutto cerchiamo di capire che cosa può fare concretamente la classe politica. Chiedo di partire con una tabella, ma prima ricordo la possibilità anche di interagire sulla nostra pagina Facebook e Twitter. Un grazie alla regia, PN-Basso. Canale Italia, Filo Diretto Canale Italia, diamo anche l'altra pagina in modo tale che a 360 gradi i nostri telespettatori possano interagire con noi. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire oggi parlare di immigrazione, che cosa vuol dire parlare di sbarchi. Vediamo la prima tabella. Boom di sbarchi, nel 2014 sono sbarcati in Italia oltre 124.000 immigrati, il doppio di quelli registrati nel 2013, 60.000, sono 3.072 gli immigrati morti nel Mediterraneo nel 2014. Con l'arrivo della bella stagione Frontex stima che ci siano tra 500.000 e 1.000.000 di profughi pronti a partire dal Nord Africa. Dal 2000 a oggi sono stati oltre 22.000 immigranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo cercando di raggiungere l'Europa. Questi dati devono fare riflettere la politica, come abbiamo ripetuto più volte. Il tema dell'immigrazione non è un tema di 2 o 3 anni, di questo del precedente governo, forse un tema che risale all'inizio degli anni 90. Io vorrei iniziare dall'onorevole Paolo Cova, visto che siede in aula in Parlamento. Che cosa vuol dire oggi vedere questi dati e soprattutto che cosa sta facendo oggi il governo Renzi? Il grosso problema è proprio affrontare tutta l'emergenza che è conseguente a questo numero di sbarchi. L'eccesso di numero di persone che arrivano, questo continuo persone che stanno arrivando. Per cui affrontare l'emergenza, perché poi quando arrivano in Italia, devi fare l'identificazione, c'è tutta una procedura, questo sta creando dei problemi. È proprio anche di questi giorni
proprio l'emergenza per dare un alloggio, una possibilità dove mettere queste persone. L'altro grosso problema è tutto il sistema del pattugliamento e della gestione dell'immigrazione, dell'entrata degli immigrati o dei barconi che stanno arrivando dai paesi dell'Africa, per cui la gestione. Personalmente devo dire che questa ultima missione, secondo me, presenta qualche lacuna e ha delle difficoltà rispetto a quello che era stato fatto prima. Il Allora, terzo punto, però, voglio dire, è la situazione internazionale che deve essere risolta e forse è il punto più importante e principale. Devo dire che la vicenda della trattativa iraniana sulle centrali nucleari è un'altra vicenda che potrebbe aiutare questa situazione, come ho già detto anche in altre occasioni, la vicenda dell'Ucraina. Casalino, che cosa vuol dire parlare oggi in regione di un tema importante come quello dell'immigrazione, ma soprattutto che cosa dite voi del Movimento 5 Stelle al governo centrale? Purtroppo da gennaio del 2015, quindi dal 1 gennaio di quest'anno ad oggi, sono sbarcati oltre 14.000 immigrati. Questi sono i dati reali e concreti. Sì, dunque, ieri è apparso sul blog di Beppe Grillo un post molto significativo sul tema, invito tutti ad andare a leggerlo, quindi riporta, poi parleremo un attimo dopo di quello che succede in Regione Lombardia. Io, vabbè, rifacendomi a quello che diceva l'onorevole Cova poco fa, direi che sostanzialmente, credo che negli ultimi 20 anni o 10 anni, scegliete voi, credo che in Italia si è gestito il tema dell'immigrazione sostanzialmente passando dal buonismo della sinistra al razzismo della destra, ma io credo che nessuno si sia messo veramente a tavolino a studiare delle soluzioni, soprattutto applicarle, concrete ad un tema di questo tipo. La tua scheda ha fatto vedere molto bene quello che probabilmente succederà nei prossimi mesi, 250.000-500.000, la tua scheda parlava di 1 milione di persone che potrebbero arrivare dalla Libia. Lo E allora, proprio rifacendomi ancora a quello che diceva l'onorevole Cova, beh, credo che va detto, perché è il fronte su cui bisognerebbe cominciare a lavorare da subito, credo che il primo fallimento dei governi negli ultimi 10 anni si è spostato su quello della politica estera, nonché di difesa. Io vorrei semplicemente ricordare la vicenda della Libia, l'esportazione della democrazia in Nord Africa, cosa abbiamo fatto noi, l'Italia, sotto i governi negli ultimi 10 anni, in quel paese volendo esportare democrazia e soprattutto, come al solito, subordinati agli interessi degli Stati Uniti e della Francia. Questo è il Adesso blog di noi, Beppe Grillo, giusto Casalino? Mi sì, sta dicendo la frase, ieri, quindi 16 è aprile, esatto, sugli io immigrati ci riporto, mangiano. no, sugli immigrati ci mangiano un altro, Un io parlo di un altro. altro apparso ieri, adesso magari posso essere Ok. confuso, ma comunque è di ieri Ah, il... dobbiamo difendere i confini No, nazionali anche vabbè, quelli. comunque insomma, Vabbè, comunque, poi te lo insomma. faccio vedere Dopo lo magari io vediamo. dal mio iPad. Allora, come al solito noi, e non è da ieri che ne stiamo parlando di questi temi a livello nazionale, diciamo che gli errori ci sono, molto ben precisi, e i punti su cui intervenire sono altrettanto chiari. Io vorrei innanzitutto ricordare il Trattato di Dublino, il regolamento di Dublino che ha avuto due versioni, l'ultima, quella del 2003, io l'ho ricordato, credo anche in questi studi mesi fa, approvato dal governo Berlusconi nel 2003, sostenuto da Forza Italia, PDL, Lega, non mi ricordo come si chiamano i partiti allora. E quindi al di là di questa responsabilità noi è un po' che stiamo dicendo, attenzione, andiamo a semplicemente disdettare questo trattato internazionale che dà evidentemente all'Italia degli oneri insopportabili Allora, su questo dopo tema. torneremo su questo Poi famoso posso accordo, continuare dopo sì, parlando di altre questo cose. famoso accordo di Dublino e poi anche il problema ovviamente per quanto concerne Schengen. Arrivo dopo da Ciocca perché ha fatto la sua campagna elettorale delle europee facendo una traversata al contrario e qua con noi quindi non gli è successo nulla. Rizzi. Io devo dire che la politica portata avanti dal Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, ma di tutto il governo in generale, di fatto ha delle ripercussioni negative anche a livello locale, perché se noi pensiamo ad una città come Milano, proprio nei giorni scorsi anche l'amministrazione di Milano ha dichiarato ormai l'essere nella situazione di non poter più gestire questa ondata. E di non avere neanche più le strutture necessarie, ma anche in termini di numero, per ospitare un'ondata così importante.
La politica dovrebbe innanzitutto occuparsi a livello centrale, quindi l'Unione Europea deve assolutamente giocare un ruolo fondamentale. Ma sicuramente